è un dolore che si può instaurare anche lentamente nel tempo a causa di piccoli traumi che fanno cambiare la posizione della mandibola. Ma può anche insorgere velocemente se c'è stato un trauma veloce e quindi delle schicchere potenti che ci mettono subito in allerta. Ma ci può dare anche fastidi collaterali, tipo fruscio dentro le orecchie, un sibilo costante, fastidiosissimo. Ci può all'improvviso far accorgere che quando chiudiamo la bocca i nostri denti non toccano più tra loro e questo ci fa dare dolore, ci fa sentire una tensione muscolare, un fastidio. Così come può essere molto più silente e quindi più rischioso nel tempo. Correggere questo problema è tanto più complesso, tanto più è presente nell'individuo da prima. I tempi necessari sono di solito strettamente correlati a quanto tempo siamo stati in quel modo e quindi tornare indietro è un processo che diventa più lungo, anche più faticoso per certi aspetti. Dovremmo imparare a fare delle ginnastiche particolari, il nostro operatore, il nostro professionista sicuramente ci metterà in condizione di riavere la mandibola in ordine prima possibile e usando delle apparecchiature tipo il T-scan o la carta d'articolazione eccetera metterà immediatamente in risalto i punti di repere di queste cose che andranno ritoccati nel tempo, ma dopo ritoccati non vuol dire che abbiamo risolto immediatamente il problema, perché magari dopo qualche tempo i muscoli si riadattano su questa nuova situazione che ancora magari non è perfettamente congrua, non è perfetta, e allora bisognerà reintervenire facendo un processo che spesso è identificato da un molaggio selettivo, cioè da un ritocco delle cuspidi e delle fosse nella bocca nell'arco del tempo, verificando sempre il riassetto muscolare.